Questo programma è offerto da Nicola Vinciguerra è presente con il suo store nel centro storico di Napoli da oltre 20 anni. Sempre attento ai particolari, cura molto la sua sartoria di abiti eleganti, ma è anche rivenditore di abbigliamento casual sportivo di marchi rinomati come Armani, Blauer, Calvin Klein e tanti altri. Nella continua ricerca del migliorarsi, Nicola Vinciguerra veste tanti personaggi del jet set ed è spesso presente ad eventi di moda. Unica sede in via Toledo 35. Vi aspettiamo con tante promo.
Speciale Sanremo 2024, siamo qui nei pressi del Teatro Ariston, abbiamo appena visto le immagini della parata della prima serata, anzi dell'anteprima, perché chiaramente fra poche ore vedrete sul palco dell'Ariston tutti i big in gara, ma sarà una settimana come di consueto ricca di eventi, ricca di curiosità, ricca anche di serate. Noi le seguiremo tutte, quelle del Morgana Bay, quelle di Villa Ormond, quelle di Villa Nobel e tante tante altre, perché ci sarà naturalmente tanto di cui parlare. Mi raccomando, non cambiate canale, ogni giorno su questa emittente, Speciale Sanremo 2024. A voi la linea. Inizia la 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana, ovviamente a Sanremo, la città dei fiori, del mare, del gambero, del buon gusto. Insomma, iniziamo bene questo festival. In città è già da diversi giorni che il festival è iniziato. Abbiamo visto da giovedì sera le accensioni in onore al grandissimo Toto Cotugno, esatto, grandissimo Toto Cotugno con le parole sulle via Matteotti per ricordare la canzone italiana. Il sabato sera in Piazza Colombo siamo partiti con il palco di Piazza Colombo, il palco Suzuki, che era già la piazza gremita di gente, è stato, guarda, una cosa emozionante. Poi all'indomani abbiamo avuto i fuochi nel porto, dove c'era anche lì una folla immensa, con la Costa Crociere bellissima, illuminata con una scritta Sanremo si ama. E poi per i mattinieri, stamattina già alle 5 c'era già Fiorello nel Glass in piazza Matteotti, che era già pieno di gente che l'ha seguito sino alle 8 del mattino. Cioè un festival straordinario, anche il Green Carpet, e poi una città in festa, tutte le piazze, il ritorno delle grandi radio, le grandi collaterali, c'è di tutto. Abbiamo parlato di Napoli, che è protagonista quest'anno, mai come quest'anno, al Festival di Sanremo. Abbiamo parlato di Geolier, abbiamo parlato dei The Color, abbiamo parlato di Big Mama, che è irpina, è campana, quindi a tutti gli effetti. Ma voi sapete che fra pochissimo sul palco dell'Ariston c'è una parte della città, di quella che lei ama definire la bella Napoli, che sarà rappresentata dalla sua voce, dal suo volto e dalla sua storia. La storia di una donna resiliente che combatte da mesi affinché la memoria del figlio, Giorgio, noi lo chiamiamo tutti affettuosamente Giorgio, non venga dispersa e dimenticata. Al mio fianco Daniela Di Maggio. Daniela, l'emozione di questo invito di Amadeus, che fra pochissimo ti accoglierà sul palco dell'Ariston, milioni e milioni di italiani ti ascolteranno e ti vedranno. Sì, Lorenzo, un'emozione potentissima, perché su quel palco, su questo, al Festival di Sanremo, alla 74esima edizione, ci sarà Giorgio. Giorgio con tutta la sua bellezza, perché Giorgio suonava nell'Orchestra Sinfonica di Sanremo e quest'anno purtroppo non è potuto ritornare perché una mano crudele non gliel'ha più concessa, perché barbaramente è stato ucciso, come sappiamo tutti. E la cosa per me fondamentale, non solo che lui, Giorgio, merita di stare su questo palco, e quindi per me questa è un'emozione potente, ma la cosa più bella per me è che verrà rappresentata la Napoli bella, elegante, aristocratica, quella che incarnava mio figlio, ed è questo il messaggio che io voglio portare su questo palco stasera. Questo è uno dei tanti passi, perché la battaglia contro l'illegalità, contro il malaffare, va avanti. Quindi Sanremo è una tappa, ma non è certamente il termine ultimo. E io sul palco voglio portare proprio la forza e la potenza di questa battaglia che ho intrapreso e continuerò a combattere. In ultimo, perché veramente manca pochissimo al grande appuntamento, so che vuoi ringraziare qualcuno che in qualche modo ti ha accompagnato in questa tua presenza qui a Sanremo. Sì, voglio ringraziare la Napoli bella, quella che si è stretta intorno a me con una grande solidarietà, la stilista Esther Gatta col suo collaboratore Enzo, che mi hanno fatto un abito bellissimo, hanno curato gli outfit, e il presidente Carlino, che con le sue borse e la sua valigia personalizzata di Giorgio mi ha fatto veramente un dono di affetto proprio della nostra città, che quando si stringe intorno alle cause giuste veramente ne siamo i migliori al mondo.